E a Vieste c'è anche Matteo Bassetti nell'ambito del libro Possibile Winter per presentare il suo ultimo volume, Il mondo e dei microbi. È proprio così? È proprio così, il mondo è proprio loro, nel senso che sono più di noi, si riproducono più velocemente, conoscono meglio l'ambiente in cui sono più grandi in termini di volume, quindi dobbiamo sapere che il mondo è loro, ma non è solo un mondo cattivo, perché noi abbiamo sempre visto i microbi dal punto di vista negativo. I microbi sono anche quelli che ci hanno dato, che ci danno il pane, perché si fa con un lievito, il vino, l'aceto, quindi non viviamo sempre questo mondo come negativo, rispettiamolo, conosciamolo e conviviamoci insieme. Questo libro è un po' un modo per portare per mano al lettore tra tutti quelli che sono i grandi mondi dei microbi, quindi ci sono i virus, ma ci sono anche i batteri, ci sono i protozoi, ci sono i funghi, quindi spero che i giovani che oggi sono qua in grande quantità abbiano modo di apprezzare anche questo mondo e di conoscerlo un po' di più. Quando usciremo fuori da tutto ciò? Io credo che ne siamo già usciti, obiettivamente, perché la vaccinazione di massa ha portato a depotenziare questo virus. Oggi non è più lo stesso virus che avevamo 2 anni fa. Prova ne è che chi si contagia oggi fa una forma di un'influenza, una forma di un raffreddore. Poi dobbiamo continuare sul percorso fino ad oggi, che è quello delle vaccinazioni. Quindi ci sarà da fare un richiamo, lo faremo, lo abbiamo sempre fatto nel passato per altre vaccinazioni. Non credo che ci sia da scandalizzarsi o da averne paura. Chi deve fare la quarta dose? Quarta dose al momento solo i fragili, gli ultrafragili e qualche ultraottantenne in questo momento, per evitare di fare una quarta e poi doverne fare una quinta a ottobre, verso la quale è verosimile che andremo tutti. Giusto sbarazzarci di queste misure restrittive? Ma sbarazzarci per obbligo sì, poi io penso che sia giusto raccomandare l'uso delle mascherine ancora in alcune situazioni, le persone anziane, le persone più fragili la continueranno a utilizzare. Il discorso è non deve essere un discorso di obbligo o di decreto, una raccomandazione. È più giusto in questa fase che non andare con imposizioni. Mostrare i muscoli oggi serve a poco. Qualcuno dice che hanno prevalso i Novax. No, non credo. Io credo che abbia prevalso i Sivax, perché se abbiamo il 90% di italiani vaccinati è perché tanta gente ci ha creduto nella scienza, ha creduto in questo miracolo straordinario che abbiamo fatto in così poco tempo e quindi io credo che chi non si è vaccinato ha fatto male. C'è sempre tempo. Bella Vieste. Bellissima la Puglia, è una terra straordinaria. Devo dire, ogni volta che vengo rimango sempre più colpito da quanto è bella questa regione.